problema è che poi fanno il backstage. Bello però, facciamo come le cose della Formula 1. Drive to Survive. Netflix. Wow. Bella comunque. Bella anche da vedere in pista. Adesso la guardo, non ho ancora visto. Bella. Giusto l'ultima indicazione, secondo. Non devi usare il tipo. Tutto ok? Senti? Bene. Hai le gomme nuove davanti? E usate dietro i due giri. La pressione è un po' bassa, quindi adesso scaldale un po' e vedi come va. Io, tu per me puoi andare quanto vuoi, così almeno prendi un po' in mano la macchina. Se gentilmente quando passi di qua mi dici quanto hai di percentuale di batteria, la temperatura qual è in mezzo, ok? Piede sul freno, reverse e esci in retro. Quanto ha fatto? Un chilometro. Ok, entra pure di muso, tanto carichiamo. Divertente. È divertente perché comunque anche se, come dici tu, è pesante e tutto, però cioè se sei troppo aggressivo, sì, cioè proprio ti parte e non la fermi più. Però se sei più cauto, poi risparmi anche le gomme, perché dopo un po' le gomme vanno. Non l'hai esagerato in entrata, appena metti un attimo di gas, si siede, va. Però la prima fase è critica. Quindi tutto bottonato in frenata? C'è vuote, sì, non puoi frenare tardi, poi non ci ho provato perché comunque è, come dicevi tu, una sensazione strana, perché freni, dici cazzo potevo frenare più tardi, giro dopo freni magari 2 metri più tardi, si blocca tutto. Blocchi sempre solo davanti, cioè non avete no, mai davanti, sentito davanti, davanti. Solo davanti. Hai sentito un bloccaggio dietro? Abbiamo bisogno di più freno dietro. Bisogno di più freno dietro. Tutto davanti. Ok, vabbè. Stiamo lavorando nella direzione giusta. I have to be honest, I didn't expect that at all when I arrived. The car is a lot of fun to drive. The absence of noise is weird, but there is that little whistling noise that makes you understand if you're going faster or slower, because that helps a lot. But it's the car is actually a lot of fun to drive, so I'm pretty excited. I didn't expect the car to have so much torque. Because I knew that the electric engine brings more torque, brings a nice acceleration, but I didn't expect that a car that is actually heavy like that, because it's a heavy car, could give you that good of a feeling. So it was something very pleasant to find out.